Ingente sequestro di droga pesante realizzato dalla squadra mobile di Teramo. A detenere 1,5 chili di eroina brown e 0,5 chili di marijuana, un 55enne teramano, disoccupato e residente in una frazione del comune di Campli. L'uomo, arrestato e associato alla casa circondariale di Poggioreale a Napoli, era attenzionato da tempo. Il grande quantitativo di eroina rinvenuto crea preoccupazione per un probabile ritorno diffuso all'uso di questa droga pesante e distruttiva da parte delle giovani generazioni. Il valore del sequestro si aggira intorno ai 90.000 euro. 1,5 chili di eroina è un ingente quantitativo. Certo, vuol dire che c'era anche un mercato e quindi la domanda era altrettanto alta, però noi abbiamo fatto questa operazione grazie ai colleghi della squadra mobile che sono riusciti a sottrarre al mercato questo quantitativo di morte. Quindi sono veramente soddisfatto di questa cosa, di aver fatto un qualche cosa per la provincia di Teramo, per i cittadini della provincia di Teramo. Potranno essere leggermente un po' più tranquilli. Questo non significa che la guardia si abbassa, anzi, io l'ho detto da quando mi sono insediato, che non esistono isole felici. Questa ne è in qualche modo una prova. C'è un sottobosco, un qualcosa sotto traccia che noi dobbiamo con calma, sotto anche le direttive dell'autorità giudiziaria, combattere e cercare di debellare. Il risultato di oggi mi rende fiero dell'operato dei miei ragazzi, della mia squadra, della squadra mobile, che è riuscita a fondere mirabilmente un'attività di prevenzione con quella di repressione. L'osservazione sul territorio ha fatto sì che siamo riusciti a contattare questa persona, a trovarla, ad attenzionarla nella maniera giusta e quindi a fare questa perquisizione che ci ha dato la possibilità di trovare questo 1,5 chili di eroina e altro 0,5 chili di marijuana. Insomma. La sua preoccupazione è che la domanda è alta? Eh sì, la domanda è alta, però se noi togliamo dal mercato diciamo così, il prodotto, si abbasserà anche la domanda.